Oggi vedremo gli appellativi che possiamo utilizzare nella produzione di una lettera. In primo luogo, dobbiamo segnare che ci sono due ambiti diversi, la corrispondenza personale e la corrispondenza ufficiale. La corrispondenza personale è più informale, ha un valore di vicinanza. Possiamo dire che questo tipo si usa quando c'è una relazione di amicizia e di fiducia con l'interlocutore, con gli amici e la famiglia. D'altra parte, c'è la corrispondenza ufficiale, che è più formale e si usa come forma di cortesia per le relazioni lavorative. In questo caso, l'appellativo dipenderà del grado di formalità e dello status sociale dell'interlocutore. Nel trattamento informale c'è l'appellativo caro o cara, che viene prima dal nome. Per esempio, caro Piero, vorresti venire sabato sera alla festa? Un'altra formula è ciao e il nome della persona. Per esempio, ciao Carlo. Queste formule esprimono stima e affetto e sempre si usa il nome della persona. Nel trattamento formale abbiamo diversi appellativi che possiamo usare. Con la formula gentile ci sono due possibilità. In primo luogo, gentile più signore o signora è il cognome. Per esempio, gentile signor Bembo. In secondo luogo, gentile più il titolo, gentile segretario. Gentile è un appellativo generale di cortesia. D'altra parte abbiamo la formula egregio. Con questa abbiamo anche due possibilità. Egregio più signor più il cognome, egregio signor Rossi e egregio e il titolo, egregio dottore Bellini. Questa formula si usa per persone che hanno uno status sociale elevato per il suo lavoro o il suo titolo. Ci sono anche altri appellativi che esprimono formalità e cortesia come illustrissimo e onorevole per gente di gran rilevanza sociale, eccellenza, eminenza o reverendo per comunicare con persone che hanno una posizione nella Chiesa. Alla fine, dobbiamo dire che è importante il modo in cui ci relazioniamo con gli altri e che la scelta delle formule è rilevante per il successo della comunicazione.